l'ultima scelta. Luna, anno 2114. Unità d'astronavi cargo cariche di droni cercatori continuano a far ritorno dalla Terra. Spesso vengono trovati hard disk contenenti files pieni di ricordi autentici, non indotti. Si pensava non esistessero più. Le campagne mediatiche, i tormenti politici, i gossip non avevano avuto alcun effetto sui creatori delle memorie. Credo non sia stato facile per loro raccontare quello che avevano visto, ma ne erano consapevoli. Sapevano che senza i loro sguardi, le loro visioni, la verità sarebbe caduta nell'oblio. Un terribile buco nero di insensatezze sociali che avrebbe risucchiato la Terra stessa, ormai sempre più calpestata e sfregiata dai raglianti passi della stupidità. Dall'osservatorio per il monitoraggio delle attività extralunari sono stati registrati inquietanti bagliori provenienti dall'atmosfera terrestre. Cosa sta succedendo laggiù? Per anni tentammo di stabilire un ponte comunicativo coi terrestri, ma senza successo. Prima dei droni, numerosi volontari organizzarono diverse spedizioni, con l'intento di svelare il perché di quel lungo silenzio. Non fecero mai ritorno. I miei genitori da bambino mi parlarono della loro fuga dalla Terra. Raccontavano di quanto fosse diventato impossibile essere felici lì. L'economia, la politica, unite al progressivo processo di spersonalizzazione, avevano generato una nuova epidemia, inesorabile, la tristezza indotta. La gente smise di sorridere, di amare, di lottare, di essere. Una sorta di schizofrenia di massa stava dilagando. Terrestri violenti, vacui, sconfitti, annoiati, in stand-by, sul viale del non ritorno. Fu in quel momento che decisero di fuggire, aderendo al progetto Luna, realizzato da una squadra di non contagiati, gli Illuminati. Il volo partì da Moron, la capitale del continente Europa, una delle città più infestate. Analizzerò i files raccolti nel database del mainframe della biblioteca di Moonshine, uno ad uno. Qualcosa mi spinge a farlo, ma non so perché. Se ci penso mi sembra tutto così assurdo. Cosa ha scatenato tutto questo? Che sia stato il progresso unito al regresso? Cosa hanno ricevuto in cambio della loro libertà? Connettività? Non capisco, davvero. Non capisco. Ma non mi darò pace finché non scoprirò la verità. Ovunque mi porti. Ovunque. Asylum, nato sulla Luna. People in tragedy, making an offer.